Inaccettabile la proroga di un anno perché sarebbe un'attività totalmente in perdita. Da conteggi fatti noi riusciremmo a raggiungere una perdita di circa 70-80 mila euro per la fine del prossimo anno. Lo spirito del decreto era proprio quello, venire incontro alle associazioni per far sì che le perdite dello scorso anno e dell'anno successivo potessero essere recuperate o con una riduzione del canone o con un prolungamento della proroga di concessione. Siete riusciti ad avere un'interlocuzione col Comune in questi giorni? E noi abbiamo inviato una PEC il 20 maggio, il giorno stesso in cui il decreto fu firmato, e non abbiamo poi avuto un'interlocuzione se non occasionale con qualcuno dell'amministrazione, ma onestamente poi aspettavamo che ci potesse essere un momento di confronto, proprio perché capisco che l'interesse deve essere innanzitutto quello dell'interesse pubblico, ma noi abbiamo sempre avuto la convinzione di rappresentare nel nostro modo di lavorare nella gestione di questa piscina assolutamente l'interesse pubblico. Che cosa chiedete? Ora c'è poco da chiedere, purtroppo noi oggi che cosa chiedevate? Chiedevamo una proroga almeno di 3 anni nel nostro immaginario, perché avevamo fatto dei conti e difficilmente saremmo riusciti a recuperare tutte le perdite effettuate, però comunque avremmo affrontato il rischio. E di fronte a una totale assenza da parte dell'amministrazione, veramente oggi ci viene ben poco e difficile immaginare che cosa si possa chiedere. La scadenza del 31 luglio noi dobbiamo rispettarla e stiamo già avviando le attività, e questa mattina abbiamo risposto alla PEC che abbiamo ricevuto ieri, in cui diciamo che non possiamo accettare la proroga e aspettiamo che il Comune ci indichi una data per fissare la riconsegna degli impianti. Il rischio è che questo impianto insomma vada nel degrado? Guardate, al di là della nostra rabbia io spero proprio di no, perché questo è un impianto perfettamente funzionante che noi consegneremo al Comune. Il Comune potrà organizzarsi per mantenerlo in funzione, perché è noto a tutti ormai il loro interesse a venderlo. A mio avviso la nostra presenza vi avrebbe garantito sicuramente la funzionalità dell'impianto fino all'effettuazione della vendita. A rischio di apparire presuntuoso, però sono convinto che saremmo stati una risorsa per il Comune e per l'amministrazione. C'è con me Claudia Degli Abbati, lei parla a nome non tanto della società, ma poi siamo un gruppo veramente dove si fa difficoltà a distinguere i ruoli, però lei parlerà a nome di tutto lo staff e di tutti i ragazzi, sono una trentina che lavorano Ecco, quale sarà il vostro? Mi faccio portavoce di tutto lo staff, dagli assistenti ai tecnici agli allenatori. Siamo all'incirca 30 persone che con questa delibera della Giunta ci troviamo davanti, oltre al danno del Covid che abbiamo vissuto tutti, anche la beffa da parte del Comune, perché non mette la società in condizioni di poter continuare a lavorare, e quindi noi fra un mese ci ritroviamo ancora senza lavoro. E questo è davvero denigrante, perché il nostro lavoro ha un valore sia per la città che per il quartiere. Siamo una risorsa e invece siamo stati gestiti come un problema, e questo è un vero peccato. E siamo rimasti un po' senza parole perché non abbiamo trovato un punto di incontro. Ci teniamo all'impianto, facciamo il nostro lavoro con professione e passione, ma questo non è stato considerato né a livello professionale né a livello umano. Questo è quanto. Abbiamo il timore che la piscina venga lasciata chiusa fino a quando non avverrà la vendita, che comunque non si può prevedere quando e se avverrà. È quasi umiliante questa cosa, perché non siamo stati considerati né come professione, ripeto, né come risorsa umana. Quanti sono gli sportivi, agonisti e non che utilizzano l'impianto? Squadra agonistica sono una ventina di ragazzi, poi abbiamo gli esordienti che sono un'altra ventina, una squadra master che comprende circa 30 atleti, ex nuotatori, nuovi nuotatori, un'utenza più o meno di 1000 persone tra adulti e bambini. Abbiamo un ruolo importante per il quartiere e per quello che svolgiamo, abbiamo un impatto sociale non indifferente, e questo non è stato considerato, non possiamo accettarlo, vogliamo solo poter continuare a fare il nostro lavoro.